Ciao a tutti amici e come sempre benvenuti qui sul mio canale YouTube. Oggi sono molto contento perché vi porto sul canale la recensione di un prodotto. Come potrete aver letto dal titolo stesso di questo video, vi porto qui il Niver NV800, cioè un microfono da YouTuber abbastanza conosciuto nell'ambito degli YouTuber che oggi anche io voglio provare a vedere come funziona, voglio provare a vedere se la registrazione migliora rispetto agli altri aggeggi che sto utilizzando in questo momento, perché sì, devo dire che non mi trovo tanto bene né con il microfono lavalier né con il precedente microfono Rode. Vi ho fatto vedere anche un unboxing, ma se ve lo siete persi ve lo metto qui in alto nelle schede così potete andare a rivederlo. Ma eccoci qui con il pacco, lo vado ad aprire e vediamo com'è composto questo microfono. Vi avverto, questa è la versione completa, il kit completo di questo microfono che si trova su Amazon, quindi vale a dire che non c'è soltanto il microfono, ma c'è anche l'asta, c'è anche la scheda con alimentazione Phantom che permette di andare a migliorare la qualità dell'audio. Ma sono tutte cose che poi andrò a provare, andrò a vedere e fare anche i vari paragoni con gli altri microfoni. Eccoci qui, apro la scatola, togliamo silica gel, ecco qui la prima protezione, la metto via, la metto da parte. La prima cosa che compare è questo, che si chiama filtro anti-pop. Questo filtro si aggancia all'asta del microfono e si mette proprio davanti la bocca, perché comunemente serve non soltanto a proteggere il microfono dagli sputi, no? Che la nostra bocca può mandare durante la pronuncia delle parole, ma serve anche ad attutire tutti quanti quei fruscii, quelle piccole botte date dalla nostra pronuncia, soprattutto con le P, no? Con le T, tutte quante queste parole pronunciate in questa maniera. Quindi si mette davanti al microfono. Qui invece troviamo il filtro antivento e che si mette sopra il microfono. Ovviamente questo è un filtro antivento, ma non è quello che si usa per gli esterni, il classico gatto morto. Lo metto un attimo da parte. Ecco qui c'è l'asta che serve per reggere il microfono, l'asta microfonica. Devo dire che è ben fatta, perché notavo alcune recensioni su internet che si lamentavano un po' di quest'asta perché magari arrivava rotta in qualche punto oppure mancante di qualche molla, e vedo che comunque sia questa è abbastanza integra e abbastanza ben fatta. Sono contento da un lato, perché devo dire che da un altro sono scontento di Amazon in quest'ultimo periodo, ed è una cosa che proprio non mi piace quella che stanno facendo, vale a dire quella di inviare dei prodotti che non sono nuovi, dei prodotti che all'interno della confezione si notano già essere stati utilizzati. Loro si giustificano dicendo che sono i venditori, quelli di terze parti, no? Quindi quando si fa un acquisto su Amazon ci sono quei prodotti che vende e spedisce Amazon direttamente, ma ci sono anche, come questo, quei prodotti che sono solo spediti da Amazon e quindi non venduti direttamente da Amazon. Loro si giustificano dicendo che è il venditore che magari manda questo tipo di prodotti, però io penso anche che Amazon come tale dovrebbe sempre vigilare e quindi garantire sempre una politica che favorisca un acquisto di prodotti che siano realmente nuovi. Ok, metto da parte qui l'asta, togliamo anche questa bustina. Beh, classico manualetto di funzionamento, ecco qui, vado a mettere da parte. Questa è la scheda NV-100,
che è la scheda Phantom con alimentazione Phantom. Francamente me l'aspettavo un po' più grande, ma meglio così. Metto anche questa un attimo da parte. L'alimentatore per la scheda Phantom. E già qui adesso noto, come non detto tutte le parole precedenti, ecco la confezione rotta all'interno, quindi chiaramente mi è stato mandato un prodotto già usato, oppure un prodotto che faceva parte di un reso di qualche cliente precedente, magari non soddisfatto. Vedremo se funziona, altrimenti farò il reso. Qui sotto c'è l'aggancio. Lo vado a togliere dalla bustina. C'è l'aggancio per l'asta microfonica che si mette, quindi si attacca alla scrivania. Ecco qui, ma molto solido, mi sembra abbastanza resistente. Questo è il supporto per il microfono, anti-shock. Vale a dire che mentre registriamo può capitare di muovere involontariamente il tavolo, il microfono, e questo dovrebbe attutire i diversi colpi in maniera tale da poter registrare senza poi percepire imperfezioni gigantesche nel nostro audio. Vediamo ancora, ci sono due cavi audio. Ma oddio, la fattura non è il massimo. Un cavo maschio femmina XLR mi sembra si chiami, ma potrei sbagliarmi. E qui invece un altro cavo da XLR che va a jack da 3,5 mm che si attacca al computer, alla scheda audio preferibilmente del computer. Quindi uno di questi cavi va dal microfono fino alla scheda Phantom e l'altro dalla scheda Phantom al computer. E alla fine, tolgo la scatola, c'è lui, la metto un attimo da parte, il pezzo forte di questo unboxing, di questo video. Ecco il microfono, vi faccio vedere Neewer NW800. Il modello precedente è il 700, questo dovrebbe essere migliore. Sembra davvero ben fatto, metallico, non è fatto in plastica. Se non erro, questa parte si può svitare in maniera tale da tirar fuori tutto quanto il sistema e anche la capsula microfonica, ma non voglio fare danni e lo riavvito subito. Come vedete, dicevo, è un microfono in metallo fatto molto bene. Qui sotto ha l'attacco di cui vi parlavo prima, e vi do subito una chicca, una particolarità di questo microfono. È un microfono che registra soltanto da questo lato, quindi soltanto dalla parte avanti dove si trova la scritta. Quindi se già lo mettessimo in questa maniera, il microfono ovviamente registra lo stesso, ma registra in maniera molto molto più bassa. Bene, per questa prima parte del video è tutto. Noi ci rivediamo nella seconda parte, dove vi mostrerò il microfono già montato qui sulla mia scrivania, e poi faremo le varie prove di funzionamento e vedremo questo microfono come va, come suona, e soprattutto il timbro della voce che ne viene fuori. A dopo. Bene amici, eccoci qui nella seconda parte del video. Come potete vedere, sono alla mia postazione e qui davanti a me ho due microfoni, il Rode VideoMic e dall'altro lato ho il Neewer NW800. Nello specifico sto parlando adesso attraverso il microfono Rode VideoMic, quindi l'audio che sentite è di questo microfono. Faremo la prova comparata. Come state osservando, mi trovo all'interno della schermata di Adobe Audition, ecco qui vi faccio vedere. E il tutto perché voglio farvi cogliere anche le variazioni d'onda in fase di registrazione appartenenti ai due microfoni. Quindi inizierò questa prova proprio parlando con il microfono Rode. Certamente già sentite la mia voce, ma
Appena registrerò poi anche con il Neewer, potrete rendervi conto proprio di come c'è differenza tra questi due microfoni. Ho il classico gatto morto in maniera tale che possa fare un po' da filtro antivento, quasi da filtro pop anche a questo microfono. E bene, adesso metto in registrazione Audition e così potrete sentire e potrete anche vedere le variazioni d'onda ed anche il fruscio che viene catturato da questo microfono. E per questo consiglio anche l'utilizzo di un paio di cuffiette in maniera tale da cogliere al meglio il suono che ne proviene. Bene, metto in registrazione. Questa è una prova di registrazione attraverso un microfono Rode Video Mic. Come vedete mi trovo ad una distanza di 10 cm, 15 cm dal microfono. Adesso provo ad allontanarmi. Ecco, questo è l'audio che si sente ad una distanza di 40 cm dal microfono Rode. Adesso provo a mettermi lateralmente. Questa è una prova di registrazione lato destro microfono video mic. Dal lato sinistro ovviamente si sente allo stesso modo, non riesco a mettermi dalla parte di dietro, però poco importa. Bene, adesso metto un attimo in pausa la registrazione con il Rode Video Mic, cambio il jack vicino la mia scheda audio e provo, ecco, a registrare attraverso il microfono Neewer. Intanto accendo la Phantom e mi scuso se in questo momento sentirete qualche piccolo rumore. Per farvi vedere meglio, sposto. Questa è una registrazione attraverso microfono NW800 della Neewer. Stiamo facendo una comparazione con altra tipologia di microfoni per vedere anche le differenze. Bene, adesso provo a parlare in questo microfono lateralmente. Questa è una prova di registrazione attraverso microfono Neewer NW800. Bene amici, spero che il tutto possa essere stato colto nel migliore dei modi. Sto un attimo in silenzio per farvi ascoltare il fruscio di fondo che può catturare questo microfono. Guardando la linea di registrazione qui su Audition, sembra che proprio il fruscio sia ridotto al minimo. Ho già fatto la prova, non la rifaccio qui davanti a voi, cioè quella di togliere il filtro antivento, altrimenti si creano, altrimenti si creano tantissimi rumori, ma vi dico già che c'è pochissima, anzi quasi nulla, quasi nessuna differenza tra i due modi di registrare. Bene, spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto, spero che veramente vi aiuti anche a scegliere un microfono che rimane comunque sia economico, 34-35 euro, io l'ho pagato scontato, ma si trova anche a 45. Quindi un microfono comunque economico, ma che devo dire mi ha sorpreso positivamente rispetto ad altri microfoni, allo stesso Lavalier che deve essere amplificato, infatti quello che ho io ha un interruttore che lo amplifica, altrimenti non si sente nulla, e il Rode VideoMic che
è più adatto per dei vlog, è un microfono che in fondo va tenuto sempre davanti alla bocca e non ci si può allontanare più di tanto, altrimenti l'audio viene a calare. Certo, anche questo diciamo che ha la medesima funzione, nel senso che va tenuto abbastanza vicino alla bocca. Sentite se mi allontano cosa succede. L'audio certamente si abbassa, ma comunque viene catturato abbastanza bene. Però ecco, già è un microfono dotato di braccetto, già è un microfono dotato di alimentazione Phantom. E quindi è un microfono a condensatore abbastanza buono per la fascia di prezzo che ha. Chiaramente ne esistono di migliori, penso al Blue Yeti, penso al Rode VideoMic Pro, insomma, quello è un microfono già mezzo fucile se non erro, però ecco, già la qualità poi si sente, così come i Sennheiser e c'è anche la KG, sono certamente più buoni, però ecco, lo avete potuto ascoltare anche voi, diciamo che l'audio è abbastanza buono, più che decente, e quindi può andare bene anche per farvi dei tutorial oppure per utilizzare questo braccio, allungarlo e utilizzarlo in più circostanze. Ci salutiamo adesso. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace se il video vi è stato d'aiuto, vi è piaciuto e di seguirmi non solo sui miei social network, ma anche sul mio sito web www.giuseppegravante.com. Sul mio sito, come sapete, potrete trovare non solo le news, non soltanto i video che pubblico, le recensioni di prodotti che mi vengono mandati, ma potrete trovare anche giornalmente le offerte tech del momento che a mio avviso possono esservi utili e soprattutto con un rapporto qualità-prezzo-prestazioni davvero ottimo. Vi saluto allora e al prossimo video. Ciao!